Amiche, primo rogo, a lei dai quanti nomi dati nell'impotenza, in balia di una cosa sola di due uscita dalla bocca, a mostrificare, fornicare l'impotenza del sesto precetto dei sesti, è una morte sola di due, come se ora non si potesse che restare monchi di fronte a lei il tutto, non si potesse che ridere la lingua franta a lei il lutto. Salva dal rogo, solo con altro rogo, un altro, uno. Primo rogo alla prima. In ragione della solennità, in quattro tempora nel piatto, in pezzi d'arte, in nervi, gli avanzi, niente. E niente sepoltura e nessuno, niente, olio, fiori, spighe, attrappoli. E nessuno viene, forse, in povertà e polvere. Spoglie senza acqua e nessuno è salvato, forse mezza salma e nemmeno da dove, di dove va, viene. Il piatto è vuoto, il piatto è un rogo. Apollo, prima contorsione. La torsione dell'anello in anello, senza uscite, finitezza e infiniti. Là non c'è punto che ti veda, non devi cambiare la tua vita, puoi umanizzare la perdita in argento, chiedere cittadinanza tra statue o viventi. Seconda contorsione. La torsione del torso mantiene l'armonia delle intenzioni, l'invenzione dei cimenti, la circolarità delle stagioni, un senza quattresimo di visioni per un eccesso di senso, nel luogo che cala a picco, il luogo che ti vede. Interruzione, ultimo verso. Niente che valga pena se non sistiare il sangue dal mattino, lisciare con getto verticale, verso e recto, fare a meno del silenzio e dopo nessun silenzio, nessun linguaggio e dopo nessun sangue, nessun volto o dopo viene comunque dopo il volto dell'altra, viene comunque dopo questo silenzio, dopo questa parola, nessun dopo.